Ragazzi, e benvenuti in questo nuovissimissimo video di questo canale. Oggi non ci si tratterà di videogiochi, ma si tratterà della nostra bellissima PS5. Allora, sulla PS ho veramente tanti giochi installati, ma pesano troppi gigabyte e non c'è abbastanza spazio per installarne altri. Quindi ci era venuto in mente l'idea di cambiare il disco, e quindi oggi vi faremo vedere un tutorial di come cambiare il disco e metterne magari uno più forte, che abbia più gigabyte e che così possiate installare molti più giochi. Ok ragazzi, questa è la PS. Allora, voi dovete mettere solamente la mano qui, l'altra qui per reggere la PS5 e poi fare una leggera pressione. Ecco qua, e si leva. Naturalmente anche l'altra, quindi stessa storia, così è. Oh, voilà, e si toglie anche l'altra. Come potete vedere, questo è il dentro, diciamo, della PS5, ed è veramente sporco, perché più lo utilizzate più si sporca. Quindi per cambiare il disco prima di tutto va pulita. Ragazzi, adesso cerchiamo di pulirla grazie a questo spray. Allora, questo è il disco che dovremmo andare a mettere. Mettete pausa se volete analizzare qualcosa, non lo so. E adesso andremo a togliere pezzo per pezzo. Allora, sì, sicuramente sì. Ok. Ok ragazzi, questo è il disco che dovremmo infilarlo qui. Cioè, ragazzi, è piccolissimo! Va benissimo. Ok ragazzi, abbiamo messo il nostro carissimo disco. Adesso è tutto pronto. Ok ragazzi, stiamo accendendo la nostra PS. Si vede che qualcosa è cambiato, quindi vediamo. Ok ragazzi, bisogna formattare l'SSM2, quindi selezioniamo e dobbiamo aspettare questo caricamento. Formattazione in corso, ok, è velocissimo. Ok, quindi clicchiamo ok. Ok ragazzi, per salvare il percorso dove si salvano i giochi bisogna andare nelle impostazioni, memoria di archiviazione. Bisogna andare nel percorso di installazione e bisogna scegliere giochi app PS5, o se volete voi giochi app PS4, avete la scelta libera. Andate su giochi app PS5, io l'ho già selezionato, ma bisogna selezionare memoria di archiviazione SSD M2. Una volta fatto questo procedimento, i giochi che installerete saranno salvati sul secondo disco M2. Va bene ragazzi, spero che questa guida vi sia servita, anzi questo tutorial, spero che vi sia servita. Io spero che avrete una bella giornata e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao ragazzi!